Prego Gianni Coviello, Giovanni Coviello, pardon, per insieme. Scendo perché non, anche perché mi spiace tanto le spalle. No, ma vorrei che ti slogassi una caviglia alla vigilia del voto. Qualcuno me l'ha spesso, mi presento rapidamente, sono Giovanni Coviello, sono più abituato a far parlare gli altri che non a parlare io, perché sono giornalista, non direttore di Vicenza, più dico ero, perché per correttezza, anche se questo non era dovuto, quando mi sono candidato all'ultimo momento mi sono dimesso da direttore del mio giornale. Questo penso sia un piccolo esempio che posso portare. Non nasco politico, nasco criticante politici, sto provando a trovare le sensazioni che si vivono dall'altra parte. Non nasco politico, sono onorato che sia stato invitato a dire all'industria, che sia per questa presentazione. Io sono con la mia società, in passato sono stato iscritto da Vindustria, attualmente la casa editrice di Vicenza Più è iscritta da Vindustria, quindi dovrei giocare in casa sostanzialmente. Quindi sono stato anche presidente del mandamento di Vindustria, quindi sono un giornalista rompi coglioni, sicuramente chiedo scusa per... io faccio inchieste, quindi... Io non mi scuso per niente quando dico quello che, di cui sono convinto. Quindi io faccio inchieste, sono abbastanza scomodo qui nell'ambiente, non qui in Abindustria, ma sono scomodo, ma proprio per questo cerco di prolungare la mia impegno civile che faccio tramite il giornale che è indipendente, perché è un giornale non finanziato da terzi, e posso contare il mio impegno politico. Ho scelto una formazione piccola dal punto di vista numerico, che è insieme, che raccoglie un'anima socialista, l'unico partito antico che ha conservato il suo nome, pur avendo passato la tragedia di Tangentopoli, oggi tutti si ricordano di Tangentopoli per Craxi, non dimentichiamoci che in quella epoca furono coinvolti tutti i partiti praticamente. Il PSI, in cui sono entrato adesso, quindi da pochissimi giorni, anche se si avvicina molto alle mie idee, ha avuto il coraggio di conservare quel nome insieme in coalizione con me. Lo presento perché i giornali locali non ci nominano mai. Sto facendo una risposta all'Agico perché un altro problema fondamentale è l'informazione. In Italia non siamo liberi dal punto di vista dell'informazione. Il segretario generale del PSI ha fatto una risposta all'Agico perché sul giornale locale non veniamo nominati. Siamo socialisti, verdi, area civica, sono ex deputati di area civica e Prodi, questo è un vantaggio in alcuni casi, uno svantaggio in altri casi, ha fatto il suo endorsement verso la sinistra unita e ha scelto insieme come portabandiera della sua idea. Questo lo dico per farmi conoscere un po'. Sono iscritto ad Abindustria e quindi dico semplicemente, non per celia, il programma che ho letto rispecchia quelle che sono le necessità delle piccole, soprattutto delle piccole industrie, delle piccole aziende, io aggiungerei anche questi servizi, prima giustamente ha citato le aziende di produzione, ma dice anche noi siamo una piccola azienda di servizi. Io penso che faccio una sintesi, quindi non sto né a contestare in questo programma che evidentemente è espressione di un lavoro di sintesi fatto lungamente. Quindi diciamo che lo approvo non perché avrò un voto in più o in meno, perché faccio parte di questa associazione, quindi se si fa parte dell'associazione si discute prima, ma una volta approvato un documento non si porta avanti. Quindi più che come politico io aderisco a questo documento come iscritto ad Abindustria. Mi sono preso gli appunti per andare un po' nel concreto. Allora, io ho visto un altro, il primo capitolo, il primo punto, si parla di statuto del contribuente. E poi si parla sempre di tasse, giustamente, no? Cioè, logicamente, il commercio dottore Scaramina ha citato un esempio di tasse della Romania, no? Il 3% sui ricavi, essendo un piccolo imprenditore, un po' di conti per farli pure io, no? Questo semplifica anche per loro giornalista, perché sono leggere i bilanci, no? Altri non sanno farlo, non perché non sono capace, perché non l'hanno mai fatto, io ci rifirmo pure i bilanci. Allora, ha detto che in Romania si paga il 3% di tasse sui ricavi fino a 1 milione di euro e il 16%, sono vecchio per il conto, 16% sui profitti, sul reddito, oltre i 1 milione di euro. Io direi, se un'impresa, se un'impresa ha un fatturato inferiore al milione paga solo il 3% sui ricavi. Se ha un fatturato superiore paga solo il 26%. Questo non era, scusi, mi permetto solo di precisare perché ho visto due fraintendimenti. Né per dire sono favorevole alla flat tax o altro, era solo per dire è un sistema di semplificazione. Non ho nominato la parola impronunciabile flat tax, perché ma, visto la mia intuizione, ma lei dice di flat tax, quelle grazie. Che sia caro in un caso e sono fatturato l'altra. Ha fatto questo esempio. Sono due cose. Mi aggancio, scusate, se mi fate comprendere il discorso, riesco a farlo. Non
parlato sulla tax, mai nominato, detto, ha fatto un esempio di tassazione in Romania di un certo tipo. A quell'esempio posso fare altri esempi, c'è la Nigeria che tassa dal 7% al 24%, ma c'è anche la Svezia che tassa molto di più che non anche il nostro paese. Il problema è sta nell'essenio, uso una parola complicata che ho letto l'altro giorno, poi prima ne ha parlato di un essenio, se non mi ricordo quale cosa, è tasse e contribuenti. Le tasse si pagano, le paga il contribuente perché si chiama contribuente? È italiano perché contribuisce con quello che paga ad ottenere dei servizi. I servizi possono essere servizi alle persone o servizi all'impresa, persone intese come società. E nella società c'è anche l'impresa, ma distinguiamo anche se non ho... le cose sono molto quelle che quando si parla di lavoro si parla anche di impresa, attenzione. Allora il problema non è tanto quante tasse si pagano, secondo me, permesso che questo documento è più che accettabile come associato, credo, è per cosa si pagano le tasse e per farci cosa. Mi sarebbe piaciuto sentire tutti i discorsi, usiamo le tasse per farci questo piuttosto che quest'altro, usiamo le tasse per pagarci servizi migliori per le aziende, per esempio. Logistica, servizi per... si parlava di industria 4.0, ma provate a collegare un ufficio a Vicenza alla fibra, ne sa qualcosa il direttore Manspin, quando non ha bisogno di fibra, pochissime zone di Vicenza sono collegate in fibra, al di là della pubblicità. Cioè, questo è un problema reale, per il direttore. Cioè, se le tasse fossero pagate per costringere chi deve farlo, guadagnandoci, a collegare in fibra tutta Vicenza, rimando qui in città, no? E sarebbe un vantaggio, no? Ho la fibra, invece si paga le tasse e la fibra a Vicenza non c'è. Cioè in zone limitatissime della città. Questo vale anche per le zone industriali e così via. Quindi io contribuisco allo sviluppo della società, pago delle tasse per avere una scuola migliore, che non è soltanto scuola migliore con insegnanti migliori, studenti più bravi, anche gente più preparata per lavorare. Per esempio, quindi per produrre un'impresa, perché la produttività non è soltanto chiuso tante ore e mi dai in cambio tante pezzi, sei capace di fare certe cose, metto meno tempo per, impiego meno tempo per istruirti dopo la scuola a imparare un mestiere, allora, se le tasse servivano a fare una scuola migliore invece che farla peggiorare continuamente come sta peggiorando, sarebbe bene. Se le tasse servissero a pagare la sanità, noi abbiamo questo mito che in Italia la sanità è gratuita. Provate a fare, io sono ex infartuato, non moribondo, quindi, e se devo fare un esame, sapete benissimo, anche lo splendido Veneto, in cui si fa tutto bene, si dà virtuosa, se devo fare degli esami, se non voglio aspettare 6 mesi o 8 mesi, va andare in clinica privata. Ora io pago delle tasse, dovrei avere la sanità gratuita, ma gratuita non è più, anche in merito, cioè, togliamoci gli slogan, io purtroppo sono giornalista, togliamoci, io da amato, non ci la sindaca, posso immaginare perché? No! Allora, se io devo andare in clinica privata, ho il lavoro di esami privati, questo non è servizio. Vado avanti e cerco di, quindi il contribuente va bene, poco da spennare, no, questo vale per i cittadini, vale per le aziende, e lei è benefattore, perché non ne conosco molti benefattori che pagano per provenire di campo, quindi la competitività è anche l'uso che si fa del denaro di un'azienda o una persona da a qualcuno. Il mio partito, il mio gruppo, non può che essere europeista, lo è nella, anche nello slogan, no? Insieme Italia e Europa. Però dobbiamo anche non essere ipocriti. Noi vogliamo un'Europa, ma vogliamo un'Europa più uguale. Qualcuno prima dei colleghi ha accennato, no? Che se l'Europa è fatta per usare i vantaggi dell'Europa, per esempio la Germania che è stato preminente, oppure nell'altro verso gli stati, dico ex, uso un vecchio termine, l'Europa dell'Est, i tempi c'erano, l'Europa dell'Est, no? Non sono più giovani, che invece utilizzano i vantaggi dell'Europa, ma hanno un sistema di tassazione, un sistema di posti di lavoro molto più bassi, per cui uno stipendio, un dipendente in Romania piuttosto che in Albania prende molto meno di un indipendente in Italia o in Germania, e oltre quella è concorrenza scorretta. Quindi io sono preso proprio il guadagno giusto, io scusa la mia emozione in questo caso, ma è anche giusto che le aziende paghino per la competenza. Tutti voi parlate di Embraco, tutti noi, no? Embraco, questa tragedia, va via,
dove va? Va in Slovacchia. La Slovacchia è un paese d'Europa. Perché va? Perché sono più bravi gli operai? No, perché prendono di meno. Quindi vorrei una sollevazione, una sollevazione generale di tutte le forze politiche, destra, sinistra, centro, centrodestra, per dire l'Europa ci vuole tempo, ma deve essere un'Europa vera. Stessi sistemi politici, non di partiti, quindi stessa fiscalità, stesso posto di lavoro, in modo che l'azienda possa decidere dove andare a produrre in base alla capacità di chi progetta, in base alla capacità e alla professionalità di chi lavora. E quella è la differenza. Lovato Gas, poi accendono, Lovato Gas, grande successo sindacale. 90 dipendenti, abbiamo salvato l'azienda. Di quei 90 ne sono ancora 23. Quindi 23 che la prossima volta che verranno, fra un anno verranno licenziati e nessuno ne parlerà più perché sono 23. Di 90 si parlava, di 23 non si parla. Bomba! C'è il sindaco di Torri, ex di due dipendenti bomba. Bomba chiude perché ha problemi finanziari. Non per una promessa, ma la bomba a chi appartiene? E arrivano le banche, appartiene alla famiglia Lagazza. Fabiano Lagazza è il titolare di controllo, il socio di controllo di riferimento della Banca Carige, ha versato pochi giorni fa decine di milioni di euro con la politica di Banca Carige, ma non ha soldi per rifinanziare un'azienda che va bene. Quindi il problema è, prima si parlava della Lucilla, parlava di reddito di impresa e reddito da lavoro. Gli imprenditori oggi soffrono della predominanza della finanza sull'economia. Cioè oggi l'impresa, il lavoratore che produce, che nemmeno lavoratore è un ingegnere, anche l'ingegnere produce idee, produce progetti, l'operaio produce pezzi al tonio, guida delle macchine, fa questo lavoro, viene pagato un'azienda e giustamente deve fare un profitto, giusto, ma deve fare un profitto sul lavoratore. Ma oggi l'azienda, il lavoratore è conflittuale con l'azienda. I sindacati sono contenti quando si licenziano poche persone invece che molte. L'azienda soffre perché la sua finanza, che ho parlato con l'azienda, muore di credito, non muore di debito, la sua finanza è penalizzata dai giochi finanziari a monte. Perché oggi chi vince è la finanza. La finanza è un mostro senza testa, con teste molto pensanti, ma senza testa. Quando prima della Lucilla diceva la più grande banca d'Italia, penso intendesse più credito perché intendeva banca di sistema, ha fatto 3 miliardi e mezzo di utile e ha dato pochi dipendenti. A parte che le banche oggi non fanno utilizzo a dirlo questo qui, cioè non sempre gli utili sono legati al lavoro. Proprio questo meccanismo, le banche non fanno utili sul lavoro, fanno utili sulla finanza. Allora, è ingiusto che un imprenditore prenda poco il suo lavoratore, bisogna chiedere se come ha fatto quelli tutti. Faccio esempi più pratico, io ho seguito da 2010 le ricerche della Banca Popolare di Vicenza, Banca Intesa ha rilevato nulla le due banche venete, ha eliminato i soldi. Allora, ancora prima di chiedermi perché si danno pochi soldi agli operai, ai dipendenti liberi, è perché Banca Intesa ha fatto 2,5 miliardi di utili in più a quelli del bilancio, ha fatto 7,2 miliardi, di cui 3,5 miliardi sono quelli che ha avuto lo Stato, per rilevare a nulla tutte le attività della banca e non essere tutta responsabile neanche dei danni futuri. Quei 3,5 miliardi che sono quelli tra i soci di Banca Popolare di Vicenza e forse qualche reinvestiamo anche un circolo virtuoso, cioè i soci ricevono un po' di soldi, reinvestono, comprano una casa, comprano una bicicletta, si va avanti. Quindi il problema è la finanza. Chiudo. Grazie, candidato. Però chiudo dicendo, e qui rimando a torno giornalista, finalmente quest'Italia presenterà come candidata. Io non vado a letto, cerco di contribuire ai voti della mia lista, sono candidato di bandiera, perché sono terzo nella lista, quindi nessuno più di sé è candidato per essere eletto. Perché sì, perché vuole portare dei voti. In Italia, mi dispiace dirlo in presenza di alcuni colleghi che sono andati a dire le cose, presenterà come leader di fatto del centro-destra un plurigovernato e un plurindagato che in nessun altro paese verrebbe accettato e non abbiamo chance.
Se in Italia un movimento con 5 Stelle, che è notevole per la novità che ha portato, si ferma all'onestà, dimenticando la capacità fino a oggi, o speriamo che il nuovo governo poi risponda, io vorrei un governo onesto e capace. Noi abbiamo dei candidati pluricondannati, non elegibili, che si non candidabili, però noi non dobbiamo essere ipocriti. Chi conosce il governo è lascia aprire, però finiamo premieremo chi è condannato per evasione e altri reati, leader di fatto di una forza e candidato chi giustamente evoca l'onestà, ma dimentica la capacità, il futuro è abbastanza limitato. È una mia opinione. Grazie, candidato Coviello.